due anni tornate su Canale 5 a interpretare Guido Borghi e Anna Della Rosa. Buongiorno mamma ha funzionato molto nella prima stagione, secondo voi perché? Perché ci sono degli aspetti che appartengono a tutti. La famiglia, noi tutti facciamo parte di una famiglia, siamo nati in una famiglia, quindi è il primo aspetto. Sì, ci sono famiglie anche diverse, però questo diciamo che la nostra, diciamo quella che sta rappresentata in Buongiorno Mamma è una famiglia piena di storie, di opportunità. I figli rappresentano i diversi rapporti che si possono avere con i figli, anche se hai un figlio o due figli, Sì. però Oh, sì. ci sono storie che vengono raccontate, rapporti difficili che si risolvono, crescita dei figli e soprattutto come reagiscono, come potrebbe reagire una famiglia, un marito e dei figli di fronte a una disgrazia del genere, insomma. Che questo è stato molto toccante, insomma, nella prima serie. Il pubblico cosa deve aspettarsi dalla seconda stagione di Buongiorno Mamma? Ma secondo me nella prima era l'attesa, nel secondo c'è Pazienza. la forza, il coraggio di ritrovarsi, sì, l'ascoltarsi. Perché Anna torna? Non l'avevamo detto. Sì, la pazienza anche di Anna di dover aspettare, di doversi dare dei tempi e non di tornare subito come se niente fosse. Allora, Maria Chiara, ora sei Anna, una madre in coma, sei stata anche Blanca, una consulente della polizia non vedente. È più impegnativo o appagante portare in scena condizioni così delicate? Beh, il lavoro di ricerca che si fa per questo tipo di ruoli è molto interessante e amplia un po' la conoscenza personale, sia a livello di nozioni che a livello emotivo. Quindi è molto interessante la crescita personale che si fa, che poi si cerca di rimandare appunto interpretando questi ruoli. Quindi prima di tutto cresci tu, se fai un lavoro di preparazione e di ricerca, e poi cerchi quello che hai imparato, cerchi di dare un giusto punto di vista, cerchi di essere solo un mezzo per far unire questi mondi.